Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati la Social TV, il salotto della Libreria Bocca. Ricordo che questo è il mese di maggio, siamo al 5, il tempo vola, le dirette altrettanto, abbiamo raggiunto le 730 dirette. Tutto l'archivio della Social TV, patrocinato dal Comune di Milano, è disponibile sulla pagina YouTube Libreria Bocca 1775. E ovviamente oggi è mercoledì e quindi è la sua giornata, la giornata di Simona Iar. Questo appuntamento, poi in giornata ce ne saranno altri due, uno alle 16 e uno alle 17. Quindi l'invito è quello di continuare a seguirci. Ricordo che il 13 maggio alle ore 18 gli account social di tutte le librerie che hanno aderito all'iniziativa, ci sarà questa intervista rilasciata da Matthew McConaughey, l'artista hollywoodiano, vincitore anche del premio Oscar, per la nuova pubblicazione in uscita edita dalla Baldini più Castoldi. Essendo la Social TV un partner della nave di Teseo e quindi della Baldini più Castoldi, ovviamente sugli account della Social TV ci sarà anche lui, ovviamente non intervistato da me, ma intervistato da chi di dovere, anche perché il mio inglese non mi consentirebbe tale intervista. Allora diamo il benvenuto invece alla nostra responsabile italianissima che parla in italiano, anche se sa bene anche il francese, per le sue, Simona Iar. Ciao, bella Ciao Giorgia. Giorgio, ciao Giorgio, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi abbiamo un po' di gente, c'è un po' di affollamento. Beh, abbiamo anche un premio Oscar nella Social TV, quindi possiamo dire che in questo salotto, cara Simona, sono arrivati veramente tutti i rappresentanti di qualsiasi forma di attività presente sul pianeta. Assolutamente sì, veramente di tutte le forme. Adesso poi ci sarà la pausa estiva, ma poi quando riprenderemo, chissà, che Ecco, quali sorprese. manca l'attività più storica, ma quella adesso ci manca, per il momento ci Certo. manca ancora. Certo. Allora, chi abbiamo oggi? Perché oggi dobbiamo spiegare a coloro che ci seguiranno in questa diretta, in seguito che ci vedrà sugli account della Libreria Bocca, che oggi tu in teoria intervisti un solo artista, ma che mi sembra, da aver capito, abbia Sì. realizzato un progetto Esatto. artistico e quindi vedremo tanti volti e tanti personaggi all'interno di questa intervista. Spiegaci un po' meglio prima di introdurre l'ospite. Allora, il progetto si chiama 2001 Odissea nell'arte e parliamo diciamo, dell'incomunicabilità tra l'uomo e l'arte in tempo di XXX, in questo tempo particolare. Insomma, l'arca di questa Odissea quindi è la Social TV. Esatto. Vengono Quindi è tutti. un'anticipazione, in realtà è un'anteprima che ci stanno offrendo. Quindi Baldassarre Alfiero ha avuto questa idea, ha messo insieme degli artisti, fotografi, ballerina e quant'altro, tutti giovani, e da lì sta nascendo un Allora, progetto. chiamiamo il nostro ospite, così poi ti lascio in piacevole conversazione con lui. Benvenuto, ciao Baldassarre. Ciao Giorgio, sempre grazie delle splendide iniziative che hai per tutti gli artisti. Grazie, grazie tante di essere qui. Allora, io ho anticipato 2001 Odissea nell'arte. Ho detto che parleremo di incomunicabilità tra uomo e arte in questo tempo molto particolare. E parleremo di questa interruzione temporanea tra chi vive e chi produce arte, tra chi vive di arte e chi la produce. Quindi, come ti è nata questa idea e di che cosa si tratta nel concreto? Allora, innanzitutto ancora grazie a te Simona di questa accoglienza, di questa cordialità e devo però correggerti perché Correggimi. il progetto si chiama 2021. Oh, scusami, 2021, hai ragione, certo. Mi sono lasciata prendere 2021 dal film. Odissea nell'arte. Sì. E ti anticipo che farà parte di una trilogia Ok. perché abbiamo iniziato con il Museo del Novecento, quindi con l'arte. Ma sarà anche Odissea nella cultura, quindi andremo in una splendida, non ti dico quale, libreria, scusami, biblioteca milanese. E infine Odissea nel teatro, e anche lì ci sarà una splendida realtà teatrale che ci darà gli spazi per continuare e finire questo progetto. Certo. Bene, allora l'incipit, l'origine del nostro progetto è una splendida foto che ha fatto un mio collega di lavoro al Museo del Novecento. Lui si chiama Dario Mannu e mi piace sottolinearlo.
e ha fatto una foto che a me è ricordato da buon cinefilo, 2001 Odissea nello spazio, il famoso film di Kubrick. Esatto. Allora lì ho voluto, mi è venuto in mente il continuum, quindi il prosieguo, la parte che veniva dopo, spontaneamente. Abbiamo vissuto questo periodo di chiusura dell'uomo e della cultura in tutte queste realtà, come ti dicevo. Mm-hmm. E quindi da questo punto di vista è emerso subito questa sensibilità che ho voluto trasformare in un libro di foto e anche in un video promozionale. Lo stesso succederà poi per la biblioteca e per il teatro, sempre con lo stesso gruppo di persone, perché voglio sottolineare questo, che è molto importante, che con le splendide persone con cui ho collaborato finora è nata una sinergia incredibile, una forza, un brainstorming positivo, concreto e realmente, come ti posso dire, artistico, perché poi ti parlerà Nathalie, l'incrociare quattro sensibilità diverse, quindi quattro fotografi che osservano il mondo nella loro individualità e portare il tutto ad un prodotto come questo. E mi spiace che manca Mattia, che è il nostro videomaker, colui che ha fatto queste bellissime riprese, ha fatto il montaggio, scegliendo insieme a me e Virginia, che è il direttore artistico, le musiche, ha portato a questo prodotto che realmente sono un po' emozionato, perché ho ricevuto attestati di stima trasversalmente da tutto il mondo. Ti cito una sola, una persona, perché mi ha autorizzato a citarla, che è Mario Boselli, presidente onorario della Camera della Moda, che forse Giorgio conosce, che è un uomo di un'eleganza e di una cultura estrema, che ha condotto la Camera della Moda in una rivoluzione negli anni 90 e negli anni 2000, e mi ha detto: guardi dottor Offiero, l'eleganza e l'armonia che si vedono nel suo video e nel suo progetto sono qualcosa che mi ha emozionato profondamente. Io però vorrei un po' lasciare lo spazio alle splendide persone che hanno collaborato con me. Non voglio essere il protagonista, ma soltanto il coordinatore. Allora, intanto magari nominiamole tutte e diamogli anche il loro ruolo, così li presentiamo al pubblico. Bene. Allora, la prima che interverrà sarà Nathalie Ospina. Nathalie Ospina è un'artista colombiana, eccola lì con William. Nathalie, oltre ad essere la fotografa, è soprattutto il supporto principale della raccolta non solo delle foto, ma anche tecnicamente della parte intrinseca del lavoro dei fotografi. Quindi si è occupata del design e della grafica del libro. Poi ci sarà la parte brillante, la parte più bella, la parte che ci piace di più, e che è stata la sorpresa, che una fotografa che ha portato, che è la Fabiola Catalana, ha portato Elena Bossi, che è la ballerina. Vicino c'è la sorella, che si chiama Virginia, che è stato il nostro direttore artistico, e poi ci sono gli altri due fotografi. Uno è Jonathan Galloni, e l'altra dovrebbe essere, spero che sia collegata, ma non la vedo, Fabiola Catalana. Ma tanto Virginia sa, perché conosce tutti i segreti di Fabiola, e quindi sa perché Fabiola in questo momento assente. Allora con chi cominciamo? Con Nathalie e con William? Sì, io direi di partire con Nathalie, però di Nathalie parlare sia del ruolo soprattutto di design e di grafica e di coordinamento dei fotografi, e poi anche del suo lavoro di fotografo, perché è stato una delle Sappiate però che avete poco tempo ciascuno. Voi sapete che abbiamo una tempistica, non possiamo fermarci tantissimo, quindi andiamo al sodo, andiamo al succo, dateci il meglio di voi, ragazzi. Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per questo spazio, e siamo stati molto felici di lavorare in questo progetto insieme, anche perché con William diciamo sempre che la macchina fotografica porta tante opportunità e tante finestre nuove per incontrare persone bellissime con cui lavorare. Quindi io ho fatto un ruolo di grafica, e quindi il mio lavoro è stato unire tutte le diverse, i diversi punti di vista
di tutti i fotografi per progettare un libro che potesse trasmettere questa idea di sinergia al tempo che quella individualità che ognuno portava. E quindi insieme a William, che ha fatto un lavoro di photo editor, abbiamo proposto due versioni del libro, una dove si vedeva ogni progetto con una parola legata al spirito che aveva portato il fotografo, e parole come movimento, traccia, aria e segreto. E poi abbiamo deciso di riorganizzare tutti questi progetti in un insieme che alla fine è diventato il nostro libro. E come fotografa ho proposto una risposta all'opera di Piero Manzoni, di Fiato d'Artista, perché per me il ruolo del museo è unire questi due attori, sia gli artisti che il pubblico. Certo. Quindi ho voluto rappresentare il fiato del pubblico con palloncini bianchi al Bello. Posto del pubblico che non c'è stato in questo tempo di XXX. Quindi, brava! Sì, in questi tempi. Quindi con un po' di questo gioco mi sono divertita moltissimo e è stata un'ispirazione che spero che porti una riflessione su questo ruolo del museo, no? Che alla fine l'unione di questa area, diciamo. Molto bello. Quindi, sì, questa è stata l'idea. Grazie, grazie Natalie. William, vuoi aggiungere qualcosa? Per me è stato meraviglioso fare questo lavoro. Io ho portato una camera oscura e ho fotografato attraverso questa camera oscura dove tutto si vede capovolta. È un po' per me quello che ha capitato in questo periodo, che abbiamo visto il mondo in una forma diversa. Certo. E tutto si è fermato, ma alla fine accadono cose belle come questo, si ferma qualche spazio ma si apre molte idee, e sì. Questo mi è piaciuto molto. Grazie, effettivamente i momenti difficili della vita sono quelli nei quali ci fermiamo a riflettere e a vedere le cose sotto un altro punto di vista e magari da anche un'altra angolatura. E questo è il ruolo anche del fotografo, vedere le cose da altri lati, da altri angoli, giusto? Giusto. Esatto. E poi, per passare alla nostra ballerina, io gli ho chiesto a lei di diventare un corpo d'aria, quindi di trasmettere questa leggerezza mentre faceva questo gioco. Quindi lei ci racconterà un po' più sulla, okay, l'esperienza. Allora facciamo parlare la ballerina adesso. Salve. Ciao. Io ho avuto il ruolo da ballerina come arte di persona che si avvicina ad altra arte, e per diciamo avere una visione più completa che l'arte sia stoppata, perché non è che sia solo, sono solo chiusi i musei, ma anche i teatri, certo, anche il cinema e tutto. Quindi è per avere una visione più completa. Mm-hmm. Io Simona, con la... Simona, scusa se intervengo un attimo. Bisogna sottolineare che Elena, al di là di essere una splendida ballerina, è giovanissima, quindi è un po' timida. Quindi adesso piano piano si scioglie, non c'è problema. Ma non fa niente, non dovevamo bloccarla, lasciala andare. E lei è aria. È aria, esatto. Vai, spiega che cos'è per te ballare. Perché ha fatto una riflessione molto bella. Vuoi che ti faccio delle domande? Vuoi che ti faccio delle domande? Va bene. Dai, ti faccio una domanda, una curiosità. Allora, noi siamo abituati ad entrare nel museo a guardare le opere d'arte con gli occhi. Ok? Perché noi pensiamo di vederla l'arte, tu invece l'hai vissuta in una maniera diversa, attraverso la danza. Che cos'è per te l'arte da ballerina? Una ballerina che guarda l'arte, che ci danza intorno, che effetto fa? È un'esperienza, cioè, unica e rara, cioè,
la cosa divertente che mi è successa è che io ho pensato, ho sognato di voler ballare in un museo, non so per quale motivo, e Fabiola mi ha proposto questa cosa. Oh, quindi mi ha fatto... Lo trovo un po', sai, un po' ancestrale, un po' tribale, no? Nelle tribù si danza intorno a un totem, intorno a una figura di una divinità, che è sempre poi un'opera d'arte, perché sono costruite in una certa maniera. Quindi tu hai realizzato in realtà una danza sacra, sotto un certo aspetto. No? Sì, cioè... Lei aveva fatto una riflessione molto bella, sì, dicendo che quando balla dà delle emozioni alle persone, mentre invece ballando nel museo si è resa conto del fatto che queste emozioni era il museo a regalarle a lei, che poi filmava e regalava a sua volta. E quindi forse un po' questo era quello che voleva dire anche prima. Sì, sì. Ma tu pensi di fare la ballerina professionista da grande? No, io vorrei insegnare danza, ma non insegnare tipo i passi, cioè quello sì, per imparare coreografie, ma insegnare l'amore che io provo per la danza. Brava. Cioè trasmettere appunto. Bellissimo, grazie. Grazie della tua testimonianza. A chi tocca? A Jonathan, per forza. No, ma facciamo parlare prima anche la Virginia, che è il direttore artistico. Va bene, Virginia. Allora, io in quanto direttore artistico ho lavorato con Natalie nel decidere le versioni, ho dato delle idee per la struttura del libro. Ho anche seguito molto... i fotografi, soprattutto Fabiola, il lavoro di Fabiola, che potrei rappresentare anche io dal momento che non c'è, che ha lavoro. Lei ha voluto posizionare questi oggetti davanti alle opere d'arte come oggetti dimenticati, quindi come l'oggetto lo dimentichi, così come ci si è dimenticati un po' della cultura dei musei in questo periodo, che sono rimasti chiusi e non c'è stato modo di avvicinare le persone all'arte, neanche virtualmente, insomma, o comunque non si è pensato a far vivere la cultura, l'arte, il teatro, i musei attraverso non so, altre piattaforme, o arrivare addirittura molto di più alla gente, che so, magari facendo delle trasmissioni in televisione o sponsorizzando eventi, anche come ad esempio stiamo facendo qui. E qual è il motivo secondo te? Qual è il motivo secondo te di questa cosa? Secondo me perché si pensa sempre che la cultura e l'arte siano qualcosa di più e non qualcosa che è un nutrimento per l'essere umano. Brava, sono d'accordo. Anzi, ti dirò di più, non qualcosa di più, qualcosa di non essenziale che pensi ancora. Esatto. A me sembra una cosa assurda, perché l'Italia vive di arte, la culla del Rinascimento è qui e credo proprio che... A maggior ragione l'Italia dovrebbe sponsorizzare di più e far capire ai suoi cittadini che la cultura e l'arte sono importanti. Certo. Tra le altre cose, oltre a questo, c'è anche da dire che forse c'è un concetto, anzi senza forse, un concetto erroneo di arte, perché arte è anche un bel palazzo. Quando camminiamo, no, vediamo una natura ben curata, una città ben costruita con dei colori che si parlano tra di loro, le persone abbigliate in una certa maniera, truccate, pettinate, anche quelle arte. Io vorrei vedere la gente vivere in un mondo brutto. Diventeremo matti tutti, cioè, ma perché non è soltanto il quadro, il museo, il teatro, il cinema, l'arte è tutto ciò che fa parte della vita dell'essere umano. La nostra casa messa in ordine e pulita è arte, perché è armonia, è bellezza,
e sicurezza, tutte queste cose nascono dall'arte. Quindi il concetto di arte è ampio, è ciò che permette all'uomo di essere in equilibrio con se stesso. E, sì. E togliere l'arte dalla vita degli esseri umani vuol dire portarli alla follia, all'alienazione, secondo me. Sì, portarli anche magari a uno stato primitivo, a uno stato più... Ma il primitivo è iniziato con l'arte. Meno consapevole dell'essere. Cosa c'è? Il primitivo era connesso con la creazione, sì. e la sua prima forma di espressione, prima della parola, prima della scrittura, è stata l'arte. Quindi magari tornassimo a essere primitivi, e che ci dicono che siamo avanti, invece siamo molto indietro, molto indietro. Ho visto che è arrivata Fabiola. Giusto. Ciao Fabiola, grazie. Ben arrivata, ciao. Cosa ci racconti? La stavamo aspettando te. Ecco, niente, io volevo ringraziare tanto Baldassar per avermi dato questa occasione bellissima di scattare appunto nel Museo del Novecento, e sono grata anche tanto a Virginia, perché come aveva detto prima mi ha aiutato molto, mi ha dato molti spunti, e anche Elena, appunto anche Elena, quando mi hanno proposto William, gli era venuto in mente che una ballerina, una persona sarebbe stata una figura ottima da fotografare all'interno del museo. Io ho pensato subito ad Elena, appunto anche lei mi aveva parlato di aver sognato questa cosa, ho detto allora posso, perfetto, e niente, mi ha regalato. Mi vedo tutti molto sereni, molto contenti. Non ti preoccupare, sì. Siamo in famiglia, non ci guarda nessuno, non è vero, ci guardano tante persone, ma non impara, non ci pensare, siamo qui per dare testimonianza e per rendere questo mondo migliore, ciascuno nel proprio piccolo, e quindi non dobbiamo avere paura di niente. Mi vedo tutti contenti. Sì, contentissimi. Appunto, amo la fotografia, sia il mio lavoro che la mia grande passione, e quindi questo progetto mi ha entusiasmata fin da subito, e sono contenta del lavoro che è uscito, che abbiamo prodotto, del video, e spero che tutte le emozioni che ha regalato a noi riesca anche a regalarle a chi guarderà le foto e il video. Grazie mille, grazie, Fabiola. Jonathan, grazie a te. Prego, te tocca. Non ti sento? No? Funziona, devo... Ecco, adesso sì. Mi collego a tante cose che sono state dette. È stata un'esperienza molto, molto bella. Io, come si può immaginare, avevo immaginato di fare certe foto, avevo immaginato un progetto, poi mi sono ritrovato dentro un meraviglioso museo con una meravigliosa ballerina che non conoscevo, che ballava benissimo in mezzo a queste opere, quindi mi sono trovato immerso veramente in una esperienza intensa, emozionante, e quindi ho scattato... seguendo un po' quella che era la mia idea, ma alla fine realizzando tutto spinto da quello che stavo vivendo, no? Ed è stato quindi un'esperienza artistica. Non so se il prodotto è artistico, perché l'esperienza è stata veramente artistica, essere lì dentro in un contesto di questo tipo con Elena che ballava. E come ha detto Baldassarre, ha funzionato tantissimo anche il gruppo, cioè, ci siamo mossi anche se ci conoscevamo abbastanza poco, nel senso che ci siamo visti qualche volta prima, ma insomma non c'era, però ci siamo mossi con le nostre individualità, quindi è stata una bellissima esperienza proprio viverla. Il contrario dell'incomunicabilità dell'arte, cioè noi siamo entrati è stata un'esperienza di grande comunicazione artistica, tra tutti,
tutti certo. Con i loro ma tra l'altro vedo che la cosa è partita anche dal fatto, è bello quello che hai detto, l'hai detto così en passant, ma io l'ho percepito, vi conoscevate poco, avete fatto una cosa per parlare dell'incomunicabilità dell'arte, alla fine avete comunicato voi, vi siete conosciuti e vi siete emozionati, e adesso portate la vostra testimonianza, perché alla fine è quello, è una testimonianza, non si può convincere nessuno se non si è convinti di se stessi. Quindi alla fine questa cosa è servita prima di tutto a voi e avete fatto voi l'esperienza e adesso la trasmettete. Assolutamente. Sì, sì. Siete cambiati, vi sentite diversi dopo questa esperienza? Beh, come tutte le esperienze forti, sì, nel senso che prima non ce l'avevamo, adesso ce l'avevamo. A me non era mai capitato di scattare in un luogo così bello, così pieno di arte. Con una ballerina bravissima che ballava, sembrava in certi momenti veramente collegata a tutto quello che c'era intorno, no? E quindi sì, bello, molto bello, cambiato, sì. Baldassarre, che dici? Sì. Ma guarda, io stavo ascoltando perché tu sai che sono un po' logorroico, quindi che no, ma cosa oh, per nulla. E allora, la forza di volontà riesce a fare tante cose anche a, tra virgolette, ad ascoltare, perché la capacità d'ascolto è importante. Come ho ascoltato una tua frase che voglio sottolineare, mi è piaciuta moltissimo. Il tuo retaggio storico-culturale di ritornare alla preistoria dove le prime immagini della presenza umana sono dei disegni sulla roccia. Ecco, Alessandro Manzoni, perché noi probabilmente andremo in una biblioteca già presente all'epoca di Alessandro Manzoni qui a Milano, diceva che non sempre il progresso, non sempre quello che viene dopo è progresso. E quindi per sottolineare la validità e l'importanza di quello che hai detto con questa frase di Alessandro Manzoni. A me piace molto che manca Mattia, perché Mattia è un protagonista di questo gruppo. Jonathan, Fabiola, William, Natalie e le due splendide sorelline Bossi non conoscevano Mattia, l'hanno conosciuto in quel giorno. Quindi, sai, l'istintività, l'alchimia nasce solo ed esclusivamente tra persone che epidermicamente si richiamano. Io conosco tantissime persone nella mia realtà quotidiana e ci sono tante persone che istintivamente, forse proprio per istinto di sopravvivenza, li sento lontani e quindi li evito. Invece, vedi, ci sono invece persone che si incrociano come per magia, come è successo qui con questo gruppo. A me facciamo quello che perciò dispiace che manca Mattia, perché Mattia, pur essendo un uomo di poche parole, è un uomo che quando dice una cosa la dice in una maniera importante e valida, e quindi ti avrebbe sicuramente comunicato in una maniera giusta cosa è successo a lui, che riprende dai matrimoni ai video immobiliari o altre situazioni un evento di questo tipo lo ha sconvolto come persona. Quindi nel libro, che voglio sottolineare non sarà in libreria ma sarà solo usufruibile, perché non è a scopo di lucro, sarà solo usufruibile via internet gratuitamente per tutto il mondo, Urbi e Torbi. Lui ha scritto proprio questo, ha scritto questa magia che è nata in poche parole, e questo è un altro valore aggiunto rispetto a quello che ha detto Natalie, ha detto William, ha detto Fabiola, ha detto Jonathan ed ha detto sia Virginia che Elena, la splendida ballerina. Un'ultima cosa e poi vorrei riascoltare tutti. A breve ce ne sarà un altro, si chiamerà Odissea nella cultura. Oggi ho avuto la conferma che gireremo sia il video che faremo le foto, sarà un prodotto diverso, già mi sto confrontando con la sensibilità artistica, con i fotografi, e vedremo che cosa emergerà. Il gruppo non si cambia, gruppo vincente ma sempre assolutamente in assolutamente. Campo e quindi ci sarà nel museo del Novecento non avete avuto troppi problemi ad entrare per fare questo progetto, da quello che ho capito siete stati accolti subito facilmente. Allora, noi abbiamo attuato tutte le procedure del caso, nel senso che ci siamo rivolti alla direzione, certo. La direzione ha studiato il progetto, ha voluto i nostri nominativi,
ha capito che cosa andavamo a fare, e a quel punto poi abbiamo, ci hanno accolto in maniera molto cordiale, molto simpatica, e ci hanno dato anzi anche un custode, che poi è anche il mio mestiere, a disposizione per girare le sale che avevamo, che dove volevamo girare. Bella, bella questa collaborazione tra le istituzioni e un gruppo di professionisti che vogliono fare qualcosa per la cultura. È molto bella far dialogare queste due realtà, che non sono contrapposte e distinte, anzi sono l'una per l'altra, e l'una senza l'altra non possono vivere. Sì, vai Jonathan. Volevo dire una cosa rispetto a come ci siamo dovuti muovere. All'interno del museo non potevamo andare a briglia sciolta, naturalmente. Certo. Avevamo un custode che ci seguiva. Chiaro. Sento un po' di rimbombo. Questo ci ha, diciamo, costretti all'inizio a lavorare insieme, cercando di non pestarci i piedi, perché avevamo delle prospettive diverse, certo. Ma ha funzionato benissimo. In fondo ci ha portato a interagire, parlando anche poco, perché poi ognuno aveva le sue idee, in una maniera davvero, secondo me, straordinaria. Non è facile trovare, no, quattro fotografi che non si pestano i piedi e che anzi lavorano insieme senza quasi accorgersene. Sai quando succede questa alchimia? Quando ciascuno lavora per lo stesso obiettivo e non per se stesso. Sì. È lì che succede il miracolo. Sì, sì, sì. Sì. E probabilmente anche perché vivevamo veramente un'esperienza che andava al di là del progetto. Mm-hmm. Era un'esperienza bella, era un'esperienza arricchente, no? E quindi siamo stati bene mentre la facevamo. Ottimo, fantastico. Giorgio, cosa ne pensi? Allora, insomma, Baldessare, messo insieme un'ottima squadra, avete fatto una partita straordinaria. Vi invidio un po' perché avevate a disposizione il Museo del Novecento chiuso al pubblico, perché io, se c'è una cosa che odio quando vado a vedere le mostre in museo, aver gente intorno, che mi dà fastidio proprio visivamente. Quindi da questo punto di vista vi invidio, ma devo dire, devo essere sincero, il Museo del Novecento da solo l'ho visto un po' di volte, e anche Palazzo Reale, però è tutta un'atmosfera. Mi è capitato recentemente col Covid di essere nella sala delle Cariatidi con un grande artista amico che prossimamente farà un'esposizione, e devo dire che quando parli senti l'eco della tua voce, perché siete in due in una stanza di 1000 metri quadrati, e in quella stanza le cose cambiano. No, complimenti, bravi. Questo libro non in vendita, però nel video c'è scritto nelle migliori librerie. Io non lo voglio comprare, ma ne vorrei una copia per l'archivio, ma con la firma di tutti i partecipanti all'iniziativa. Non do un tempo. Quindi prendetevi il tempo necessario. Però una copia la vorrei per l'archivio, di documentazione di questo video che rimarrà, e veramente tanti, tanti complimenti. Grazie ancora Giorgio, lo faremo volentieri. No, quello è stato un nostro errore, perché inizialmente pensavamo di stamparlo, poi abbiamo pensato che fosse meglio proprio rispettare il DNA e l'essenza, la cifra stilistica dell'arte. L'arte deve essere usufruibile a tutti gratuitamente, quindi non possiamo pensare che questo sia un libro di nicchia, eccetera. Sarà un bellissimo PDF che ho inviato già a Simone e girerò anche a te. Fatto dalla bravissima Natalie, e sarà usufruibile, come ho detto, trasversalmente a tutti quanti. Lo stesso succederà appena faremo il prossimo progetto, che sarà 2021 Odissea nella cultura, in una famosissima e importantissima biblioteca milanese, presente già all'epoca dei Promessi Sposi. E poi l'ultima domanda per la giovanissima, un po' timida, ma abbiamo capito, però straordinaria ballerina, Virginia Bossi, non solo sotto il neon di Lucio Fontana e poi il soffitto che fa seguito a quel neon, ma soprattutto su una piazza del Duomo sopra una cattedrale che ha 8 secoli di storia e che continua.
quindi emozione nell'emozione, tra dentro e fuori lì l'arte si spreca. Avessero metà di quello che c'è tra Piazza del Duomo e il Museo del Novecento all'estero, farebbero pagare solo per vederlo, non per entrare. E tu ci hai ballato sopra, fanciulla. Sì, è stato un onore. Con queste vetrate direttamente sul Duomo, non ti sembrava un po' di volare a un certo punto? Sì, sì. Un sogno. Comunque bellissimo l'effetto ottico, anche ovviamente per la fotografia, per la camera oscura e per le riprese. Devo dire che le inquadrature che io ho visto dal video è veramente un'opera d'arte totale, mi verrebbe da dire. Grazie dei complimenti, gli attestati di stima veramente, credo personalmente, forse perché sono il più quello che ha più mesi di vita in questo gruppo, ma anche credo che sia trasversale da Fabiola fino a Elena, passando da Jonathan, che è quello più vicino a me come età. Va bene, comunque ragazzi, complimenti, poi il sogno nel cassetto è un pianoforte in libreria, ma ovviamente qui è difficile farlo entrare, perché una volta abbiamo preso clavicembalo, che è un pochino più piccolino, è entrato dalla porta. Il problema non è lo spazio interno, ma è proprio l'ingresso, che non c'è spazio per farlo entrare. Però ovviamente la libreria Bocca è a disposizione, ovviamente non per un servizio video, ma almeno per una foto, quant'altro, noi siamo a disposizione. E diciamo che un primato ce l'abbiamo, la più antica libreria d'Europa, insomma. Esatto. Quindi qualcosina c'è. Allora, bravissimi, complimenti, bravo ovviamente la nostra padrona di casa, Simona, con la sua rubrica Tavoli IR, e noi ci vediamo a presto, e a questo punto vi seguirò. E vi seguiranno anche tutti coloro che hanno visto questa intervista per i progetti futuri. Grazie ancora. Grazie ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao Simona, grazie ancora.